La signora Edera Oliva è una donna piena di vitalità, dagli occhi buoni, trasmette energia allo stato puro ed è circondata d'amore che le è stato palesemente trasmesso dalla presenza dei tanti familiari e amici presenti alla festa di compleanno che le hanno organizzato per i suoi 100 anni all'oratorio di San Cristoforo. Tra doni, fiori e una grande e bella torta, la festa è stata un'esplosione di dolcezza e divertimento. Come ci si sente? Bene. Luciana, Paolo e Mariella, avete una mamma informissima, ma poi avete fatto una festa straordinaria. Tutti i figli hanno fatto, io niente. Beh, giustamente a 100 anni ci voleva una sorpresa. Allora, la torta meravigliosa, i fiori, un sacco di fiori, regali. Oggi tutto per lei, è contenta? Molto, molto. Però loro sono sempre per me, finché che sono a casa, sono viva. Vengano tutti. Nipoti, figli, tutti. Adesso che siamo qui davanti, lei ha la possibilità di mandare un messaggio a tutti i giovani. Adesso tutti bravi, tutti buoni, tutti bravi. Ci racconti che mamma è stata la signora Edera, la vostra mamma? La mamma di 100 anni, diciamo che è una cosa per noi inaspettata, anche perché fino a 2 anni fa sembrava che non riusciva ad arrivare a oggi. Perciò invece è rinata, sta bene. Rifiorita, adesso non è un tanto per dire, ma veramente straordinaria. Diciamo che è inaspettato, è stato un regalo per tutti quanti noi inaspettato. Speriamo che abbiate ereditato Appunto, questa perché meravigliosa vitalità, ecco, appunto, energia. Lo speriamo tutti quanti. Diciamo che è stata una donna, madre, per tutti quanti noi, esemplare. Chi l'ha sorretta tantissimo è stata la preghiera. Perché lei come tutti i giorni non fa altro che dire rosari, la messa e prega per tutti quanti noi perché ha paura che ci perdiamo un pochino in altre strade. Perciò ecco, diciamo che è una mamma veramente esemplare. Signora Edera è circondata da tutti i suoi nipoti, sono tantissimi. Molto, 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 molto. Quanto amore c'è qui dentro in questo momento? Molto, per me molto, molto Tanto, amore. tanto, tanto. E mi ricorderò anche quando sarò in alto. Con tutti i nipoti insieme, ci racconti un aneddoto caratteristico della signora Edera? Ma aneddoto difficile perché ce ne sono tanti, non è così facile. Posso dire che è stata una nonna meravigliosa, che ha trattato tutti i nipoti allo stesso modo. Io sono il nipote più grande, siamo 11 nipoti, 14 pronipoti, mi pare, la linea di massima. È stata una nonna fantastica, hanno creato una famiglia con il mio compianto nonno, che tutti siamo andati sempre tutti d'accordo, una famiglia unita, e questo è un grande merito loro. E sono questi i veri valori della vita, e si vede dalle tante persone che hai intorno. Questo è amore con la maiuscola. Esatto, per noi è stato un privilegio veramente avere una nonna così, con tanti insegnamenti e educazione che ci hanno dato, a me preciso, ma un po' a tutti allo stesso modo. Tanti auguri a te, tanti auguri.